In una mano alla spada, simbolo del martirio subito a Roma nell'anno 67 sotto Nerone, nell'altra il libro che rappresenta la sua instancabile predicazione della parola di Cristo nelle grandi città orientali del Mediterraneo, così la statua ottocentesca dell'apostolo delle genti San Paolo, posta al centro del quadriportico, accoglie turisti e pellegrini di tutto il mondo venuti ad ammirare la basilica eretta in suo onore. Quella di San Paolo fuori le mura, dopo San Pietro, è la chiesa più grande della capitale. Fatta costruire dall'imperatore Costantino sopra l'area cimiteriale che accoglie ancora oggi la tomba dell'Apostolo, la basilica fu consacrata da Papa Silvestro nel 324, divenendo nel corso dei secoli sempre più ricca ed imponente. Lungo tutto il suo perimetro i volti di San Pietro e dei suoi successori incorniciano l'interno della chiesa, un ciclo di ritratti iniziato intorno alla seconda metà del V secolo per volere di Papa Leone Magno. Nello stesso periodo all'imperatore Onorio e a sua sorella Galla Placidia si devono maestosi lavori di abbellimento, come il mosaico dell'arco trionfale che raffigura la prima delle visioni profetiche di San Giovanni, ma questa, come altre opere, è solo una copia dell'originale, perché nella notte tra il 15 ed il 16 luglio del 1823 l'intera basilica fu quasi completamente devastata da un incendio, come ci ricorda Edmund Power, abate di San Paolo fuori le mura. Quell'anno apparentemente un operaio ha lasciato una candela nel legno del tetto, che era già molto antico e probabilmente molto secco. Era a luglio quell'anno, quando c'era poca gente qua, a causa di essere una zona di malaria. Dunque, sembra che quella candela ha creato un fuoco nel legno del tetto e poi rapidamente la maggior parte della basilica fu distrutta da questo incendio. Infatti c'era un grande dibattito come ricostruire la basilica, iniziando con il Papa Leone XII, che è il primo Papa di quell'epoca. Ma infatti hanno alla fine deciso di non costruire una grande basilica simile a San Pietro di barocca, ma una basilica paleocristiana nello stile. Alle fiamme scamparono miracolosamente due delle opere più preziose della Chiesa, entrambe di epoca medievale: il baldacchino, una delle prime manifestazioni dell'arte gotica a Roma, ed il candelabro pasquale, collocato accanto all'altare maggiore. È una celebrazione del mistero pasquale, 8 livelli, è un'unica colonna di marmo bianco, ma con disegni, simboli molto molto interessanti, e credo che gli esperti non sappiano precisamente per poter spiegare tutto, ma è molto suggestivo. È la vittoria di Cristo sopra la morte. È una colonna di fuoco, ma fa ricordare anche l'albero della vita. E dunque vediamo simboli botanici, ma anche simboli di luce. Lungo il transetto, sulla sinistra, si apre la Cappella del Santissimo Sacramento, fatta costruire da Benedetto XIV in occasione del Giubileo del 1725. Dentro quella cappella, che forse fu costruita a metà, la prima metà del Settecento, proprio per ricevere il crocifisso medioevale, magari del 300-400, non è totalmente chiaro, forse 300, perché quel crocifisso è collegato anche a Santa Brigida di Svezia, che ha pregato qua durante il tempo quando lei viveva a Roma. È un crocifisso molto gotico nello stile, undulente, un corpo lungo ma bello di Cristo morto, ma è molto forte e particolare, è molto apprezzato dalla gente, dunque venerato dall'inizio. Le colonne del chiostro, a spirale, intrecciate e lisce, per lo più intarsiate da mosaici, sono testimonianze preziose dell'arte cosmatesca. Le sue gallerie custodiscono quasi 2000 frammenti di lastre tombali, statue e sarcofagi provenienti dalla vicina necropoli. Il chiostro è del 200, infatti, non fu distrutto dall'incendio, dunque vediamo lì l'ambiente medioevale, monastico, ma attorno a quell'ambiente abbiamo
una zona museale. La Pinacoteca, che fu riorganizzata pochi anni fa, ci sono dipinti, per esempio, ma anche calici, oggetti della liturgia, libri, anche documenti, pergamene, eccetera, che provengono dall'archivio del monastero. E tutti, in un modo o un altro modo, illustrano la storia di San Paolo, la storia lunghissima.